Io ho fatto soltanto due film, questo è appunto è il secondo. Dico per inciso che dopo questo secondo film mi sembra che devo ancora fare il primo, perché comunque ho realizzato tanti documentari e poi ho avuto anche un'esperienza interessante alla RAI. Ho fatto studi di carattere artistico, interessandomi sia al cinema ma soprattutto alla pittura. L'idea dunque di questo film è nata tantissimo tempo fa, tantissimo, forse diciamo 15-20 anni fa, a seguito dell'incontro casuale in una chiesa a Roma, di una mostra sulla Sacra Sindone, nella quale erano esposte delle tavole, quattro racconti brevissimi dello stesso fatto. Questo mi è sembrato di grandissimo interesse perché mi ha fatto pensare al Rashomon di Kurosawa. E quindi lì ho pensato a un film sul Vangelo, trasposto nel luogo che meglio conosco, che è la Sardegna. L'unico modo per farlo era pensare a un sogno peraltro molto condiviso, comune, perché è quello di immaginare le cose che si narrano nel Vangelo come fatti che possono anche essere accaduti e che magari accadono anche nel luogo in cui ci troviamo a vivere. Non chiedetegli se è credente. Ah. Ancora non c'è dato saperlo. Mio padre è un regista, sono sempre cresciuta in questo ambiente, ho sempre vissuto con lui anche le fasi precedenti alla concreta realizzazione dell'opera, quindi del film, che forse sono anche i momenti in cui si ha forse ancora maggiore adrenalina, data anche dal fatto che non si sa poi che cosa si andrà a creare, che cosa uscirà fuori da quello che è inizialmente solo il nostro sogno, nel nostro progetto. Credo di avere capito che bisogna un po' diffidare delle caratteristiche esteriori, perché a volte personaggi suggestivi si rivelano magari poco interessanti e viceversa. Poi si intuisce, in genere sì, questo sì, però vanno conosciuti un po' gli interpreti. L'unico modo per conoscerli è in genere è metterli alla prova. In Sardegna, lì quasi tutti sono molto molto portati a recitare. Ad esempio nel precedente film, dopo aver fatto una lunghissima operazione di ricerca degli interpreti, mi sono reso conto che io gli interpreti li avrei potuti scegliere a occhi chiusi fermandomi per strada, così erano tutti bravi. L'interprete che fa Gesù, il ruolo principale, faceva prima Giuda. Nella prima settimana di riprese faceva Giuda, perché è scelto molto in funzione dell'espressione. Mentre invece la mia scelta di Gesù era un po' condizionata da una certa iconografia, ovvero doveva essere anche bello. Ora, quell'interprete era, diciamo, non bello, ecco, era fortemente caratterizzato in modo, diciamo, lontano dall'idea della corrente della bellezza. Quindi, adottandolo, ci siamo ritrovati ad avere un Gesù non bello. I grandi eroi della storia noi ce li immaginiamo forzuti e belli e più o meno biondi e con gli occhi azzurri. Certo, se oggi noi ci dovessimo immaginare Gandhi, ce lo immagineremmo alto, forzuto, pettoruto, biondo, riccioluto, eccetera eccetera, ma sappiamo com'era: era piccolo, pelato, magro, sdentato, un po' gobbo e con una capra. Quello era Gandhi, e quindi eppure suscitava l'amore di tantissima delle folle, perché evidentemente quello che lo caratterizzava erano i suoi talenti intellettuali e spirituali, interiori. L'immagine di Gesù nel cinema è un po' anche nella pittura, è sempre stata condizionata negativamente dall'idea che Gesù dovesse essere bello. Non mi sono ispirata, ad essere sincera, mentre recitavo, a nessuna attrice. Mi sono ispirata invece, diciamo, a delle
a delle frasi di un del mio più grande idolo, Robert Bresson, sia un regista piuttosto che un attore. Quando crea appunto, o recita o crea la sua opera, non deve cercare di ricercare quello stile. Ad esempio, io ho interpretato il ruolo della Madonna, non ho cercato di rappresentare la Madonna, no, anzi la Madonna, no, non mi sono ispirata ad esempio all'iconografia standard della Madonna. I miei registi più amati sono Dreyer, sono Lang, sono forse ancora prima Murnau, sono, ecco, questo tipo di artisti, questi sono quelli che amo di più. Poi, ma lo dico naturalmente pur stimando molto e apprezzando molto anche autori contemporanei, anche italiani che ci sono, ma che però che stimo, apprezzo, ma non avverto come proprio miei maestri in modo diretto, anche se da tutti naturalmente si impara. Andiamo subito al tuo stile, Jurassic Park. Jurassic Park. L'abbiamo visto molte volte. Ah, quantità di volte. Quando avevo 6 anni. No, noi siamo autori di film molto impegnati, insomma un po' impegnativi anche un po' da vedere. Ecco, però quando andiamo al cinema ci piacciono soprattutto gli altri, quelli invece più commerciali, più spettacolari. Vabbè, non sempre. Non sempre. Cioè, però diciamo lì per lì perlomeno siamo quasi più attratti da quelli. Ecco, va bene. Grazie a voi. Okay.